Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentrovati su Blue Rating News, ecco le principali notizie della giornata. Carige, il governo la salva con i soldi pubblici. La fattura elettronica debutta in salita. Fondi, la fuga dal rischio spinge cash e oro. Hedge fund, affari d'oro per Red Dalio. Consulenti, Bufi, la lezione della Cassazione. Banca Mediolanum, fine anno quasi miliardario. Il governo interviene per salvare Banca Carige. A una manciata di giorni dal commissariamento del 2 gennaio da parte della BCE, l'Istituto Ligure riceve la ciambella di salvataggio di un decreto legge che da una parte garantirà le sue nuove emissioni obbligazionarie, dall'altra i finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia. In più, siccome Carige non ha superato gli stress test della BCE lo scorso novembre, il decreto stabilisce che potrà accedere alla ricapitalizzazione precauzionale, ovvero al salvataggio dello Stato, come è accaduto per Montepaschi. In ogni caso, questa eventualità andrebbe prima concordata con la Commissione europea, che sui casi di Popolare di Vicenza e Veneto Banca si espresse negativamente. La nazionalizzazione si tratterebbe di un'ipotesi residuale. La strada preferita da commissari e governo sarebbe quella della fusione con un gruppo più grande. In questo senso si registra l'interesse di Unicredit e UBI, ma anche dei francesi di Crédit Agricole. Circa 4,7 milioni di fatture elettroniche emesse, con un trend che porterà a 1,8 miliardi di file entro fine anno. Ma ci sono già le polemiche per alcuni problemi. La e-fattura ha debuttato dal 1 di gennaio, ma sconta i primi imprevisti con la ripresa a pieno ritmo delle attività. L'Associazione Nazionale Commercialisti nei giorni scorsi ha segnalato malfunzionamenti sul portale dell'Agenzia delle Entrate, fatture corrispettivi, e il Codacons ha fatto un esposto per interruzione di pubblico servizio. Dall'agenzia, in ogni caso, continuano a precisare che non risultano malfunzionamenti, ed è stata attivata una task force di 60 tecnici con il compito di vagliare eventuali segnalazioni di problemi con il servizio. Alcune lamentele sono legate al meccanismo di trasmissione delle fatture, ritenuto farraginoso e con troppi passaggi. Situazione di stallo per i saldi finali dell'industria dei fondi, che continuano a essere trascinati da due fattori principali: fuga dal rischio e corsa alla liquidità. In modo particolare con riferimento agli azionari, dove si sono verificati deflussi più vistosi a partire dai fondi azionari statunitensi ed europei. Nel corso dell'anno appena archiviato, se i fondi equity continentali hanno chiuso l'anno con riscatti netti per 88,8 miliardi, facendo nel 2018 il secondo peggior anno di sempre, a registrare i deflussi maggiori sono stati finanza e tecnologia, tendenza controcorrente invece per il Giappone, che ha chiuso il 2018 con saldi netti positivi per 66,1 miliardi. Avrà avuto più di un motivo per brindare Ray Dalio, l'imprenditore americano fondatore di Bridgewater Associates, specialmente perché il suo hedge fund, il più grande del mondo con 160 miliardi di dollari in gestione e una copertura in 150 mercati, ha visto il fondo bandiera Pure Alpha mettere a segno guadagni per il 14,6% al netto delle commissioni. Non male per il fiore all'occhiello del fondo speculativo, che dalla sua fondazione è finito in rosso solo 3 volte. Per il 2019 Greg Jensen, corresponsabile degli investimenti, ha mantenuto lo stesso approccio cauto prospettato per l'anno precedente. Il caso della sentenza della Suprema Corte è in linea con l'insegnamento della giurisprudenza della Cassazione degli ultimi 20 anni. A sostenerlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Consulenti Finanziari, Maurizio Bufi, in un suo articolo per le pagine di BlueRating.com. La Corte di Cassazione, infatti, in una sentenza dello scorso 14 dicembre 2018, aveva ristretto la possibilità per gli stessi intermediari di evitare la responsabilità in solido per i comportamenti illeciti dei financial advisor. Un pronunciamento che per il numero 1 di ANASP insegna diverse cose. Per quanto riguarda il lato consulente, sostiene Bufi, che è vitale rispettare non solo le norme ed i regolamenti che governano il proprio settore,
la materia e l'ambito dell'intermediario, ma al tempo stesso sviluppare quei requisiti di eticità e di moralità che dovrebbero contraddistinguere l'operato di un professionista, ancorché portatore di legittimi interessi economici, dal lato cliente invece, soprattutto quando lo stesso si trasforma da risparmiatore ad investitore, conclude Buffi, è auspicabile adottare quei comportamenti virtuosi che si caratterizzano nella ricerca di instaurare un motivato rapporto fiduciario con il consulente, della relativa delega e controllo. Banca Mediolanum festeggia una raccolta netta totale di dicembre molto positiva. Il risultato totale del gruppo, infatti, è arrivato a 908 milioni di euro e più nel dettaglio, la raccolta netta del risparmio gestito si è attestata a 407 milioni. Nel 2018 la raccolta di Banca Mediolanum è risultata pari a 4,12 miliardi di euro contro i 5,38 miliardi del 2017. Si chiude in modo brillante un anno che ha saputo regalarci grandi soddisfazioni nonostante le complessità dello scenario macroeconomico, ha commentato così l'amministratore delegato di Mediolanum, Massimo Doris. E ora il consiglio del giorno offerto da finanzaoperativa.com è su Leonardo Buy per Banca Akros con target price di 13,25 euro. Con apertura a 7,84 euro, in scia al completamento della riorganizzazione delle attività nella divisione immobiliare. Ora i fondi top e flop di giornata, ecco la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV di ieri. Il fondo top DNA Biotech di Zeus Capital SICAV più 4,81%, il fondo flop di giornata Polar Capital UK Absolute Equity Fund di Polar Capital che perde il 3,16%. Anche oggi dalla redazione di Blue Rating è tutto, a voi tutti l'augurio di un buon investimento. Questo programma è offerto da Fidelity International. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com